Buongiorno, benvenuti. Iniziamo la settimana con il ritmo del mare qui dal complesso residenziale Le Dune di Silvi Marina. Vedete riflesso sul vetro della palestra Le Dune Fitness il mare, le onde, e noi con il sottofondo della brezza marina, del rumore della brezza marina, salutiamo Stefania Valentini che è pronta Buongiorno. Per la lezione del lunedì. Buongiorno, buongiorno fitness a tutti. Buongiorno fitness a tutti, ci piace questo saluto. Allora Stefania, oggi ci rivolgiamo ad una parte del corpo per la quale tutti, o tanti comunque, in tanti soffriamo. Qual è questa parte? Sì, oggi una parte molto importante della postura. La andiamo a lavorare e a conoscere quali sono realmente gli esercizi per lenire il nostro mal di schiena con esercizi di mobilizzazione della colonna vertebrale, sia sul tratto cervicale, sul tratto toracico dorsale e sulla zona lombare, spesso colpita da forti dolori e infiammazioni, soprattutto nel periodo estivo con l'aria condizionata e il cambio stagione. Noi ti seguiamo in palestra. Ok, possiamo iniziare questa pratica per lenire il nostro mal di schiena. Partiamo in posizione quadrupedia. Andiamo a posizionare i polsi direttamente sotto la nostra spalla, il ginocchio direttamente in linea con il bacino e le gambe leggermente divaricate. Portiamo il mento al petto e iniziamo con una mobilizzazione completa, inarcando la schiena, porti lo sguardo dritto davanti a te e poi spingi l'ombelico verso l'alto e porti il mento al petto. Facciamo almeno 5 esecuzioni di questo lavoro. Espirando con la bocca ogni volta che spingi l'ombelico al soffitto e inspirando con il naso quando porti lo sguardo dritto davanti a te. Effettuate 5 esecuzioni, andiamo a lavorare sulla mobilizzazione del tratto cervicale. Tutto il resto del corpo rimane fermo, lo sguardo è a terra. E proviamo a portare il mento verso il pavimento e poi il mento verso il soffitto, spingendo il basso cranio verso l'alto. E continuiamo. Non cedere troppo sulle spalle, collo lungo. E anche qui andiamo a fare dalle 5 alle 10 ripetizioni. Adesso mettiamo in postura corretta il nostro tratto cervicale e andiamo a lavorare sul nostro tratto dorsale, andando a portare questa volta il petto verso terra e poi in spinta verso il soffitto. Inspiri ed espiri. Fai attenzione a non appesantire i polsi e soprattutto non piegare i gomiti. 5 o 10 ripetizioni. Andiamo a lavorare adesso solo il tratto lombare, appoggiando l'avambraccio in questo modo verso il pavimento e vai, inarca la schiena di nuovo e poi riporta su verso il soffitto, alleggerisci la zona bassa tra L5 e S1, zona sacrale, le hips e le nostre iliache. E ancora 5-10 ripetizioni anche in questo modo. Finita la sessione, andiamo in posizione della foglia completamente in scarico, spingendo i glutei verso i talloni, la fronte a terra e le braccia distese. Mentre inspiri ed espiri, vai ad ascoltare la gabbia toracica che si espande verso l'esterno e buttando fuori aria effettui questa sensazione di stretching, ossigenazione vertebrale, ossigenazione linfatica
e piano piano ritorni su avvicinando le mani alle ginocchia e riporti la colonna verso l'alto. Effettua questa pratica tutte le mattine e vedrai che il tuo mal di schiena ti ringrazierà. E ti ringraziamo anche noi, grazie naturalmente anche a Rita. Guardando questi esercizi sembra di avvertire il sollievo che ne prova il corpo. E di nuovo grazie. Se volete ripetere questi esercizi, noi siamo anche su Rete 8 Tube, quindi potete scegliere qualsiasi puntata e guardarla e lavorare insieme a noi di Buongiorno Fitness. Allora, noi ti ringraziamo, ci rivedremo presto con Stefania Valentini e anche con Rita, e adesso ci aspetta la parte curata dalla dottoressa Marina Manieri sui consigli per la dieta quotidiana. E oggi non parliamo esattamente dell'alimentazione, ma di integratori all'alimentazione. Siamo presso la farmacia comunale di Silvi, insieme alla nostra consulente, la dottoressa Marina Manieri, e al dottor Walter Berardi della farmacia comunale. Gli integratori sono qui, ne abbiamo in varie versioni. Dottoressa Manieri, per chi segue una dieta è necessario utilizzare gli integratori? Allora, necessario no, però potrebbe essere utile aiutarsi con delle sostanze, quindi, che vengono veicolate attraverso integrazione ai fini di raggiungere un risultato magari in maniera un po' più veloce oppure un po' più mirata rispetto ad alcuni obiettivi. Certo è che l'integratore da solo non risolve la situazione, quindi nonostante siano prodotti di libero commercio, è bene sempre intanto farsi consigliare da qualcuno di competente, che poi può essere il farmacista, il medico, il nutrizionista, insomma nella loro assunzione, ma poi soprattutto associarli a un corretto regime nutrizionale e alla pratica di attività fisica, altrimenti da soli lasciano un po' il tempo che trovano. Dottor Berardi, con le temperature estive c'è più bisogno di integratori? Certamente, anche perché con il caldo si tende a perdere quegli oligoelementi essenziali come potassio e magnesio in particolare, e quindi c'è una maggiore tendenza a farne uso. Inoltre, con l'avvicinarsi della prova costume, si tende a fare più attività fisica e quindi avere più esigenza di vitamine e anche di integratori a base, che so, di beta carotene, per migliorare l'abbronzatura e avere un effetto estetico più soddisfacente. Gli integratori possono essere acquistati senza la prescrizione medica, però è consigliabile farsi seguire da un medico nell'uso. Certamente, anche perché purtroppo negli ultimi anni con l'avvento dei social si tende a prendere per vero tutto ciò che passa alla rete, e sebbene legalmente sia possibile acquistare qualunque integratore, c'è sempre il rischio di incorrere in errori o in fake news. Bene, grazie, noi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, vi salutiamo dalla farmacia comunale di Silvi, grazie al dottor Walter Berardi, grazie a alla voi. Dottoressa Marina Manieri, che ritroveremo domani, grazie al nostro tecnico Alberto Capo, e naturalmente vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo domani mattina a Buongiorno Fitness. Ciao. Ciao.